Ah! Ah! Io ho bisogno di un dottore, raga. Ah! Che male a testa. Influenza. Chiamate. Aperto. Buongiorno, adesso è Giorgio. Buongiorno. Chi è lei? Io sono dottore che lei chiama Ale. Bafanguli, a dottore della Cina cinese. Come si chiama? Bafanguli. Bafanguli? Bafanguli, mamma te. Ba come bambù. Fan come fan. Aspetta, si sieda. Ah, buongiorno, mi dà un permesso. Ah, sono dottore della cinese, anche te lei c'ha del cinese? Sì. Bafanguli, ba come bambù. O fan come fanciulla di Giada, gu, uguale come italiano gu. Gu. Ma? Lì come si dice? Lì è come l'Icis, il frutto dell'Icis, di buono. Quindi lei è il dottor Bafanguli. Bafanguli. Bafanguli a lei, non a me. No, Bafanguli nome, Bafanguli a mamma. A mamma. Allora, mamma è il cognome o proprio un. No, proprio la sua mamma. Ah! Ma molto letterale, ho capito. Allora lei adesso stava male. Io non sto molto bene oggi, c'ho un po' di raffreddore, io dovremmo fare anche la reaction. Ma lei dove è male il depleciso? La gola, adesso non si vede un po' gola. C'è un naso sempre sporco, continua a innaffiare. Poi del corpo, muscoli, ossa. No, sì, quando starnutisco, minchia, c'ho quel. Allora io faccio medicina cinese di puntura di ago. No, io ho dei gravi problemi con le punture, scusa. Ah, puntura di ago. Ah, l'agopuntura. Ah, no, agopuntura è puntura di ago. Allora io fungo di ago. No, ma a parte che non mi sembra nemmeno una siringa, sono due bacchette. Cos'è sta roba? No, sembra bacchetta cinese, è puntura. Si aprono anche come delle bacchette cinesi. Quella è proprio da sterile anche, cioè puntura di ago funziona? Oh, faccio anche a volto io, se serve la ragazzina che va con marocchino. Allora, ad esempio, tu adesso hai detto che è male un po' dappertutto. Con puntura di ago. Ah! Dov'è male ora? E qua adesso? Avrete il grande miglioramento, tu male solo un punto. Ma vaffanculi, ma che cazzo dimmi? Adesso. Stupido io. Io comincerei con questa reaction. Ma fanculi, lei vuole rimanere con me o se la fanculi? Allora io mentre finisco la terapia a te può continuare il tuo lavoro. Va bene, mi dà una mano anche. Certo, io sono qua per aiutarle appunto. Grazie. Ah, va fanculi. Al mio tre cominciamo. Fili della merda. Ah, anche lei lo sa, quindi sei. Ha detto tormentone fino a Cina. Ok, ma come siamo arrivati lontani? Silca! Adesso te male. Io pianto della coscia. Ma no, ma adesso diventa una cosa che funziona. Allora, io oggi vorrei portare all'esame un due. All'esame medico. Oggi facciamo tutte le. Ho capito. Portiamo in esame due pillole. A pillole del tole? Che pesate, che ho male. Sì. Sì. Iniziare i problemi a relazionarmi con lei, glielo dico. Che sono DJ Mike, che è diventato famoso ai più della nuova scuola per i pezzi con rancore. In realtà DJ Mike faceva parte di Manny Scratch, una delle grandi crew di DJ. Che ce l'ha anche Manny. Che Manny Scratch. Yeah. 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 È diventato un altro dottore. Beh, è John Prisky che noi conosciamo per la positività nell'affrontare la vita. E quindi tra tutte e due chissà che cosa è venuto fuori. E che ieri Micionello. Micionello. Non so se te segue la dieta, non può mangiare Micionello flitto per un mese. Dottor Vaffanculo. Ah, lei aveva bisogno di quel punto di ago. Però non mi hai fatto tu, male. Si vede che piano piano. Però io sto abituando aiuta, il corpo. Adesso sento un po', sto accusando un pochino. Che te arriva dopo. Sì. Come diceva Mike Snob. Che cavolo le stavo dicendo? Sono una cosa. Via! No! Con le bacchette, maledizione. Sono curioso di vedere cosa ha fatto. Lungo, lungo, fiancio il sole che scalda luglio. Le nostre teste per spazza senza lasciare niente. Che cambia stato. La canzone di estate triste. Sì, sì. Come le foto dei tuoi compagni. Mentre ridevi alle elementari. Dato un'alba con gli amici da vent'anni. Spiace di mattina e dillo che la morte è solo niente. Quello che è sepolto fra le piante. Dillo che la vita è tua. Dillo che è soltanto un'altra traccia. Quella che ti straccia il cuore dall'orecchio. Dillo che l'unione è firmare un atto. Se vorrai stare a casa, è un panico che la
Guardalo Mike, cazzo che impressione. Ah, fa proprio paura di maschera. Ma la musica del diavolo. Mannaggia al cazzo. Cioè io lo amo. Fanculo raga. Ah, fanguli. Fanguli raga. Fanguli, lei no, non dimentica. Fanculo. A meno male fatto gag perché canzone da pesantezza ed emotiva. Però bella, de- no, contenuti, concerti e produzione. Perché sono in mezzo un marocchino? Ah no, ma perché? Ah, ho da fanguli. Forse tu hai male di orecchio, devo piantare il spilone dentro un padiglione auricolare. No. Cioè, impazzisco, esplodo. Ecco. Che cazzo vi devo dire, raga? L'ho fatto una bomba. A quanti piacerà questa canzone a tre persone? A me, a Barlo e a DJ Mike. Neanche, che neanche... fa più paura di faccia vera che di maschera finta, Mike. Sì, impressionante questa cosa. A forza di mangiare più panini con prosciutto, lui che diventa di colore. Ah, io consiglio da dottore. Cosa che diventa di colore? Chi? Cioè, diventa un po' colorito. Come Tommy Cutty? No, così colore vuol dire mangiato troppo parmigiano. Cioè, siamo sul limite, ragazzi. Io non leggo la grande verità di JPK. Però io ho sentito, ma è la positiva in realtà. È solo l'ambientazione cupa. Ambientazione e musica, cioè sì. Però lui è positive, ma lui è cupo. Come fai a parlare tutto il tempo così? Da cinese, ho fatto tanti anni in Shaolin. E ascolta, sta parruccata. Ah, parruccata anni 80. Sì. So che Mike piace del Bud Spencer. Anche soltanto il tipo calabrese. Sì. Ma io ho sentito il disco di solista di JPK. Sì. Allora ho dato meglio in altre cose. Però. Sì, perché era un po' più sue. Secondo me, però, questa cosa qua. Grande ritorno JPK. Affronta un tema molto importante. Era la canzone di Estate Triste. Parlava di morte. No, dice che è morta alla fine niente. Ma quando muore di cane, allora io sto più di male di quando tu dici di avere ansia finta. Questo è vero, questo è quello che esce. Ritaldata. Ritaldata, però non diceva così. Beh, tu non leggi fra le righe. Insulina del cuore esplode. Raga, noi vi invitiamo, se non conoscete il pezzo, ad andarvelo ad ascoltare. Sotto c'è il link. Sono due grandi artisti, JPK e DJ Mike. Il pezzo è figo, il mood è figo. Gli scratch, di che cazzo ne vogliamo parlare? Erano anni che non sentivo scratch. Ah, solo su un pezzo. Il mio amico con wok, quando puleva di compaglietta di ferro, allora facciamo il tempo scratch. Sai che mi hai fatto malissimo. Beh, l'ho sentito adesso. Ah, sento adesso, lo sento dopo. E con questo dolore al petto noi vi salutiamo. Che forse DJ PK tu ho sentito troppo. Forse è quello, forse allora è quello. Allora io consiglio di sessione di Mulubutu 11 ore. No. Così il dolore si diffonde e non preferisco solo rimanere concentrato malato nel petto. Raga, io vi ringrazio per averci seguito. Vi lascio qua sotto appunto il link per andare a vedere il pezzo. Ma soprattutto, se cercate nel canale, trovate le interviste che abbiamo fatto ai 16 bar e ai JPK. Andate a vederle perché sono molto interessanti e raccontano anche un pezzo di nostra storia, mia di Barlo. Ah, iscriviti, metti like e io faccio anche a volte clandestini se serve alla ragazzina con ansia che la dà in giro senza sapere. Ah, e se volete che torni il dottor Vafanguli e non se ne vada... Vafanguli. Abba come bambù. Fan come fanciulla di Giada. Gu uguale come italiano gu. Gu. Li come l'ICS di... Lecce è il frutto di lecce. Beh, molto dolce. Ciao.